Il verbale del tavolo di monitoraggio risalente al 15 novembre scorso e ritenuto secretato fino ad oggi rivela le tante ombre presenti sia sulla rete ospedaliera sia sulla rete emergenza-urgenza che dovranno essere necessariamente riprogrammate. E quanto sostengono i consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri e Umberto D'Annunzis nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il senatore Nazario Pagano. Nell'occasione i rappresentanti di Forza Italia hanno invitato i direttori delle ASL abruzzesi a non assumere ulteriori decisioni che rischiano di causare danni erariali alle aziende sanitarie. Non è possibile, non è corretto, non è giustificabile che un verbale, un tavolo di monitoraggio che si svolge il 15 novembre venga reso pubblico il 13 febbraio dopo le mie insistenze e dopo le mie minacce di ricorrere ai carabinieri. Quindi credo che sia veramente una cosa vergognosa. Chiaramente leggendo il verbale si capisce perché è stato tenuto nascosto, perché tutto ciò che è stato prodotto, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi 4 mesi, negli ultimi 120 giorni, il Ministero lo ritiene carta straccia, ritiene infondato, soprattutto non c'è coerenza tra ciò che viene dichiarato negli atti di giunta o negli atti aziendali delle ASL rispetto a quelli che sono i decreti commissariali o addirittura il decreto Lorenzini. Ci sono atti che vanno annullati, ma soprattutto c'è la nostra forte richiesta di dire ai manager delle ASL di fermarsi, perché stanno producendo una serie di danni erariali e contenziosi che ricadranno sulla loro testa, perché noi di pari passo rigireremo. Oggi la sanità ha bisogno di certezze, ha bisogno di avere un bilancio in riequilibrio, e solo con il bilancio in riequilibrio noi possiamo andare nuovamente a tornare a Roma e chiedere deroghe rispetto al famoso decreto Lorenzini. Il tavolo di monitoraggio ha certificato il fallimento economico della gestione della sanità. Io continuo a dire che al tavolo di monitoraggio non sono state fatte chiarezza su alcune situazioni, come i famosi crediti della curatela fallimentare che dovremmo recuperare, che parliamo di decine e decine di milioni di euro che non recupereremo mai e che rimarranno purtroppo a carico del bilancio del prossimo governo regionale.